Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, eccoci qua con i bambinelli in mano. Oggi siamo alla quarta domenica di Avvento, quindi domenica prossima sarà già Natale. Tra l'altro quest'anno Natale capita di domenica, quindi voglio proprio vedere se riusciamo ad andare a messa a Natale, perché spesso e volentieri va a succedere che si zompa la messa di Natale quando non capita, ahimè, di domenica, perché quest'anno siamo fortunati, perché due delle feste natalizie fortunati, diciamo che ci risparmiamo un po' di peccati gravi, perché il 25 di dicembre e il 1 di gennaio, che sono feste di precetto, capitano tutte e due di domenica. Però l'Epifania è stata di venerdì, quindi mi raccomando, è l'unico extra di queste vacanze di Natale. Allora, qui la liturgia oggi converge, ormai siamo entrati nella novena di Natale, infatti sentirete che dopo la comunione avete in giro dei foglietti, noi in questi giorni stiamo recitando la novena di Natale e cantando un bellissimo canto a Gesù, che è il Jesu Dulcis Memoria del grande San Bernardo da Chiaravalle, tra l'altro è patrono dei nostri amici templari, che è un qualche cosa di meraviglioso. Il testo è in latino, ma ci avvicina una traduzione a fronte, sentirete che bella che è quella melodia. Vi ricordo anche ai grandi, anche al coro che ogni tanto non le sa, potete sapere che il diritto canonico fa obbligo grave al parroco, ve lo faccio leggere se non ci credete, di insegnare ai fedeli almeno i principali canti della tradizione in lingua latina, almeno i principali, quindi questo, il Veni Creator, il Te Deum, bisogna con la traduzione a fronte, perché uno deve anche capire quello che legge, però è un obbligo del parroco, sapete che i parroci che non lo fanno contraddicono la volontà della Chiesa, questo è ogni tanto, capite? Perché comunque sapete che il latino è ancora la lingua ufficiale della Chiesa e a quanto pare anche quella maggiormente gradita al Signore, quindi pregare un po' il latino ogni tanto, non troppo spesso, almeno per ora ci fa bene. Quindi sentirete questa canzone, questo bellissimo canto. Provate a sentire l'atmosfera, perché è veramente bello, cioè proprio l'intonazione dello Jesu Dulcis Memoria, e vedete poi la traduzione, è veramente bellissima. Portatevela a casa, il foglietto, se non venite a messa, continuatela da solo, perché è bellissima la novena di Natale. Ogni giorno ci sono delle preghiere a Gesù, una grazia che si può chiedere ogni giorno, e poi questo bellissimo canto che si rivolge al Signore e che ci aiuta veramente ad entrare dentro l'atmosfera del Natale. Ora, attenzione, ci stanno tante cose belle per questo Natale. Io vorrei parlare oggi con voi di due cose, perché benediciamo i bambinelli. Il presepe. Abbiamo fatto tutti il presepe? Sì. Domanda. Ma voi sapete perché facciamo il presepe? Chi è che si è inventato il presepe? Silenzio! Uno alla volta. Chi si è inventato il presepe? Perché è la nascita di Gesù, dice Francesco. Chi se l'ha inventato però il presepe? Qual è, chi è che ha fatto per la prima volta? Bravo, chi te l'ha detto? Ti è venuto così. Il primo presepe l'ha fatto San Francesco d'Assisi, il nostro patrono, lo sapete? Dove l'ha fatto? In quale posto? Oggi facciamo un po'... Dove l'ha fatto? In che posto? Questo è un po' più difficile, Lo sa il papà di Alice, che oggi vedete questa bella bambina. Oggi abbiamo anche un altro motivo di gioia, che dopo la messa... Tra poco questa diventa figlia di Dio. Grande Natale fa Alice, con la grazia santificante. Il papà di Alice, bravo, meno male, così forse gli insegnerà un pochino di fede ad Alice, uno dei non frequenti genitori che, sapete che le norme della Chiesa dicono, perché ci siamo ridotti così, il battesimo si deve sempre amministrare, anche se i genitori, a meno che non appaia proprio del tutto evidente che non c'è nessuna speranza, che manco i rudimenti della fede vengano trasmessi al bambino, in quel caso il parroco deve differirlo. Oggi stiamo a fare pure un po' delle lezioni di diritto canonico, sto a fare un minestrone oggi di quelli che non finisce mai. Ok? Il primo presepe l'ha fatto San Francesco, lo sapete perché l'ha fatto? Perché San Francesco ha fatto il presepe? Lo sapete? Perché San Francesco... Cioè, San Francesco, che era veramente un grande, perché noi non ci rendiamo conto, capite? Quel bambino non è un uomo come tutti noi, è Dio. Voi vi rendete... Noi stiamo studiando a catechismo chi è Dio.
Loro sono rimasti un pochino stupiti domenica scorsa, perché gli ho detto che Dio non c'ha la data di nascita. Lo sapevate che Dio non c'ha la data di nascita? Dio è eterno. Capite che significa che Dio è eterno? 100 miliardi di anni fa Dio c'era? E 100 miliardi di miliardi di miliardi, cioè, certo. Capite che significa uno che è sempre stato e sempre sarà, uno che è onnipotente, uno che gli basta volere una cosa e quella cosa si fa, uno che sa tutto, anche quello che tu pensi nel cuore, anche quello che tu non sai, e uno che è immenso, che è presente dappertutto, in cielo, in terra, in ogni luogo. Questo è Dio, per quel poco, e quello diventa un bambino. Allora San Francesco diceva, no ragazzi, cioè, uno che è così grande diventa un infante, un bambino che vagisce dentro una culla. Non si può. Lo voglio vedere per commuovermi dinanzi a questa cosa così grande che Dio si è inventata. E il primo presepe è stato un presepe vivente, cioè ci ha messo un bambinello tipo Alice. Per questo che si fanno anche i presepi viventi. Il primo presepe è stato un presepe vivente. Poi l'abbiamo cambiato con gli statui. Ecco, mi raccomando, queste sono cose molto importanti. E un'altra cosa, perché si fanno i regali a Natale? Lo sapete voi perché si fanno i regali a Natale? Attenzione che chi non mi dà la risposta giusta mi prudono le mani, eh? Sapete che succede? C'è il pericolo che gli... Allora, perché si fanno i regali a Natale? Vediamo un po'. Tutti zitti, eh? Ma arrivano due regali a Natale? Sì. E perché? Scusate, i regali si fanno quando è compleanno, giusto? Oppure quando faccio la comunione, o che mi sposo, la cresima, a Natale perché si fanno i regali? Perché li porto a Babbo Natale? Che te ridi tu? Attenzione che rompo le ossa, eh? Secondo voi Babbo Natale è una cosa che viene dal cristianesimo o che viene da altri ambienti? Da altri ambienti. Esatto. Vedi che bravo il papà di Alice, mamma mia. Allora, sapete perché perché si fanno i regali il giorno di Natale? E i regali sarebbe bene metterli non vicino all'albero, ma proprio vicino al presepe, proprio sotto il presepe. Io a casa mia avevo ottenuto di fare così. Sapete perché? Perché chi è il regalo con la R maiuscola che riceviamo a Natale? Qual è il regalone che riceviamo a Natale? Dio ha tanto amato il mondo da darci suo figlio, il dono dei doni, il grande regalo, la cosa più preziosa e più importante. Se c'è Gesù, il resto non serve. Se non c'è Gesù, posso pure essere Jeff Bezos, lo conoscete, il padrone di Amazon, che c'ha tanto di quei soldi che se campasse 100.000 anni saprebbe come spenderseli. Ma se non c'è Gesù nel cuore, che ce fai con tutti quei soldi? Ben poca roba. Quindi, siccome c'è questo dono talmente grande, io per ricordartelo ti dico, guarda, ti faccio questo pensierino piccolo, che è un segno del mio amore per te, perché tu ti ricordi che più grande del mio amore per te è stato l'amore di Dio Padre che in questo giorno ci ha donato suo figlio. Capite perché si fanno i regali? Questi sono i regali cristiani, per questo che si mettono sotto il presepe, cioè sotto quella rappresentazione che ci ricorda il dono che Dio ha fatto all'umanità, c'è il regalino. Ok? Ecco perché oggi benedire i bambinelli. Allora, quest'anno, non lo faccio vedere, poi lo collochiamo, eh? Altra cosa, oggi è una predica, vi ho detto, un po' strana, sto a fare un pochino... Giovedì prossimo, grazie allo sforzo, lo devo dire in pubblico, tanto lei è umile e farà un atto di umiltà della nostra amica Letizia, faremo una bella recitina di Natale, giusto? Chi di voi sta lavorando alla recita? Alzi la mano. Guardate un po'. Eccoci qua. Oh, tu pure, così piccola. Brava. Che è successo? Ah, tu pure stai impiccato da sopra. Ti ha fatto la recita? Bene. Alle 8, alle 7, giovedì, infatti non ci sarà la santa giovedì per chi la frequenta, andremo alla chiesa di San Giuseppe a vedere questi bambini che cercano di rappresentare la nascita di Gesù. E quest'anno in parrocchia faremo anche un altro segno. Dove sta? Guardate un po'. Che c'è scritto qua? Oh. Allora, bisogna scrivere una letterina a Gesù bambino, se volete.
E che si scriva Gesù Bambino? Perché quando Gesù Bambino arriva, Gesù Bambino arriva con un autotreno di grazia. Allora, io vi invito, chiaramente non siete obbligati, però questa sarà messa lì, a fianco alla corona d'avvento, e ci rimarrà fino al giorno dell'Epifania. Se ci avete voglia, guardate che se ci mettete una letterina lì dentro, guardate che Gesù la legge, non è che è cieco. Se ci avete qualcosa da chiedere a Gesù, da dirgli a Gesù, qualche cosa che tenete nel cuore, qualche grazia da chiedergli, letterina a Gesù Bambino. Ok? Poi, terminato il tempo di Natale, io che sono il parroco, gli do un'occhiata, le leggo. E poi la più bella, quando sarà la fine, proprio la fine del tempo di Natale, che non è il battesimo del Signore, ma il 2 di febbraio, la leggiamo, magari senza dire il nome. Alla messa che sarà intorno al 2 di febbraio, la più bella letterina di Gesù Bambino. Facciamo una piccola giuria, me ci metto io, ci mettiamo Letizia come honoris causa, e le catechiste, ce le leggiamo insieme. Qual è la più bella? Ci state? Ok? È un modo bello perché voi possiate pensare alla nascita di Gesù e esprimergli quello che nel cuore desiderate. Guardate che Gesù viene con un autotreno di grazia, chiedeteglieli e poi vedrete quante belle cose vi porta. Io questa cosa l'ho già fatta in passato, è stata molto, una cosa molto molto bella. Ok? Quindi proviamo a prepararci un po' bene al Natale e soprattutto, se mi posso permettere, riprendiamoci il Natale vivendolo come lo vivono i cristiani, figli di Dio. Siamo lodati Gesù e Maria.